Amici di Arte a Modino, oggi vi voglio parlare dell'iconografia di un santo. A differenza delle altre che ho affrontato in questa rubrica, questa iconografia non è legata all'uccisione del santo in questione, anche se comunque ci siamo andati abbastanza vicino. In questo caso il protagonista non è stato ucciso, anche se si è preso comunque un sacco di botte e direi anche un bello spavento. Vorrei vedere voi avvenire assaliti in casa da un gruppo di demoni che vi picchiano, vi pestano, vi bastonano e fanno di tutte. Oggi vi parlo dell'iconografia di Sant'Antonio Abate bullizzato dai demoni. Non vi starò a parlare di tutte le vicende agiografiche di Sant'Antonio Abate né di tutta la sua iconografia, fra l'altro molto interessante perché è l'unico santo rappresentato col porco e già questo basterebbe per farcelo rimanere più simpatico, perché il santo col porco è bello, c'è poco da fare. Altro motivo per provare una certa empatia nei confronti di questo santo è legato alla vicenda di cui volevo parlarvi oggi e alla relativa iconografia. Immaginate voi stessi mentre siete da soli, tranquilli a casa, a farvi gli affari vostri e vi vedete arrivare d'un tratto un gruppo di demoni che vi prendono, vi picchiano, vi bastonano ben bene. E questo è proprio quello che è successo al povero Sant'Antonio Abate. Lui, fra l'altro, che aveva donato tutti i suoi beni ai poveri e si era dedicato all'eremitaggio, quindi aveva deciso di seguire una vita solitaria, si vede questi demoni piombare in casa, oddio, non era proprio una casa, in quanto aveva scelto di abitare in una grotta, in una tomba scavata nella roccia, questa proprio questa qui che vedete. E insomma, Antonio era lì intento a pregare quando si vide arrivare questo manipolo di manigoldi, diavoli, che lo bastonarono fitto fitto. Questo almeno è quanto riportato dalla leggenda aurea di Jacopo da Varagine. I demoni, insomma, gliene dettero tanto e poi tante da lasciarlo praticamente in fin di vita. Gli uomini che si occupavano di portargli da mangiare nella grotta lo trovarono in condizioni pietose. Se lo caricarono sulle spalle e lo portarono via dal suo rifugio. Tutte le persone che lo andarono a visitare lo davano ormai per morto, ma all'improvviso riprese vigore e si fece riportare alla grotta. Nonostante le ferite, Antonio incominciò a provocare i demoni alla battaglia. «Venite, venite, forza!» E quelli non se lo fecero ripetere due volte. E che riborda! Ecco che ritornano i demoni più arrabbiati di prima e infatti questa volta gli appaiono sotto forma di varie bestie feroci e di nuovo lo ferirono senza pietà proprio, con zanne, corna, artigli, tutto quello che avevano. Ma a questo punto, e qui cito la leggenda aurea, ed ecco che apparve improvvisamente una luce misteriosa che mise in fuga tutti i demoni. Mentre Antonio fu subito guarito, capendo che Cristo era venuto lì da lui, disse: «Dov'eri, buon Gesù? Dov'eri? Perché non sei venuto subito ad aiutarmi e a guarire le mie ferite?» «Antonio», gli rispose il Signore, «io ero qui, ma aspettavo di vedere la tua battaglia. Poiché hai combattuto con tutte le tue forze, farò che il tuo nome corra per tutto il mondo». Cioè, in pratica, Gesù era lì. Non era intervenuto fino a quel momento, ma stava a guardare il povero Antonio che veniva pestato. In pratica voleva vedere come andava a finire. Artisti di ogni epoca ci hanno lasciato opere che raffigurano questo increscioso episodio, fra l'altro anche poco educativo. In questi anni si è parlato molto di bullismo, baby gang e anche della pericolosità di questi video di violenza collettiva che girano in rete, anche per un problema di emulazione. Pensate invece alla presenza di affreschi con queste scene nelle chiese, quindi visibili a tutti, anche ai ragazzini, agli adolescenti medievali, insomma non è un episodio educativo, ecco. Ma andiamo a vedere alcune immagini, ecco, celebre opera che rappresenta questo episodio è quella realizzata da Hieronymus Bosch nell'anta sinistra del trittico delle tentazioni di Sant'Antonio. E qui il duello tra il santo e i demoni è un duello aereo, vedete, con le forze del male che hanno assunto forme animali, qui vediamo una rana, una specie di lupo, vari pesci. In basso vediamo la grotta del santo, ricavata in una collinetta formata dalla figura di un uomo carponi e l'apertura, l'antro, è formata appunto dall'apertura posteriore dell'uomo. E data la blasfemia della forma, molti ritengono che il pittore
non abbia voluto rappresentare la grotta del santo, ma piuttosto un bordello. Questo non lo possiamo sapere, ma d'altra parte da Hieronymus Bosch possiamo aspettarci di tutto. Altro celebre dipinto, molto discusso per quanto riguarda l'attribuzione, è questo, proveniente dalla bottega di Domenico Ghirlandaio e attribuito niente meno che al giovane Michelangelo, realizzato probabilmente quando aveva non più di 12-13 anni, sul suggerimento del compagno di bottega Francesco Granacci. Si tratta di una copia di un'incisione di Martin Schongauer, Martino d'Ollandia, ma comunque opera importantissima perché si tratterebbe del primo dipinto conosciuto del grande Michelangelo, opera menzionata anche da Condivi, Vasari e Varchi. Proprio Benedetto Varchi, riguardo a questo dipinto, ricorda come Michelangelo fosse andato addirittura in pescheria per comprare dei pesci dai quali copiare il colore delle squame e delle ali dei mostri. Anche qui, vedete, si tratta di un duello aereo in cui i mostri gliele fanno di tutto al povero Antonio, che però sembra rimanere abbastanza impassibile. Ma come vedremo, le soluzioni iconografiche possono essere molteplici. Per lo più lo scontro con i demoni viene rappresentato non in cielo ma a terra, come in questo caso. Il santo può essere rappresentato in piedi oppure disteso, ma anche a sedere in trono, perché no, col maiale che sta a guardare senza fare niente, guardate. I diavoli possono anche presentarsi in maniera amichevole, come questi, vedete. Buonasera, signor Antonio Abate, come sta? Così. I demoni possono avere tutte le forme e dimensioni, come in questo caso, che sono poco più che degli spiritelli, vedete, piccoli piccoli, però danno noia lo stesso, ve lo assicuro, anche se sono piccoli, forse anche di più. Punto in comune con molte rappresentazioni è lo strattonamento della cocolla, la sopraveste con il cappuccio, come vediamo qui, ma anche nell'affresco di Agnolo Gaddi nella Cappella Castellana in Santa Croce a Firenze. Antonio qui è nel panico, è assalito da demoni che lo prendono per il cappuccio e lo bastonano a due mani. Guardate, chi somiglia a un toro, chi come questo non si capisce bene, un incrocio fra un cinghiale e un bovino, ma con le ali di pipistrello, con una folta coda pelosa e qualcos'altro che gli spunta in mezzo alle gambe. Più o meno lo stesso schema riproposto anche da Guglielmetto Fantini nella chiesa di San Sebastiano a Pecetto, e anche qui mazzate da ogni dove per il povero Antonio. Altra opera, quella di Bernardo Parentino, e anche qui sembra di essere a carnevale, Halloween forse, con animali mostruosi, guardate, demoni con maschere raccapriccianti che giocano al gioco della pignatta, dove la pignatta purtroppo è proprio il nostro Sant'Antonio Abate. Anche qui troviamo un po' tutti i tipi di animali, forme leonine, altre forme mostruose, demoni alati, demoni sputafuoco, un po' di tutto. Ma i demoni possono essere di ogni tipo e forma, dipende solo dalla fantasia dell'artista e da quanti bestiari medievali abbia sfogliato per documentarsi. Ne è un esempio l'opera di Salvator Rosa, che contrappone a Sant'Antonio questo ibrido, un incrocio tra un uccello dotato di una lunga coda come un topo e zanne di cinghiale e una sorta di scheletro di pterodattilo, il tutto reso con forme allungatissime e zampe sottili che anche Salvador Dalì riprenderà tre secoli dopo per il suo Sant'Antonio. E a proposito di bestiari medievali, guardate questa miniatura francese del terzo quarto del XV secolo, ce ne sono veramente di tutti i colori, di tutte le forme, di tutti i colori. Questo accucciato sembra un cane, questo è schiacciato, questo non lo so, pare un exugino, questo sembra faccia un balletto sexy sul corpo di Sant'Antonio, questo ha una proboscide nera enorme che gli spunta tra le gambe, questo blu, no, mamma mia, questi due hanno intenzioni serie, mi sa. E come se non bastasse, ecco, pure un demone aragosta, ecco, ma che? Anche nel dipinto di Matthias Grünewald vediamo il santo disteso per terra, accerchiato da demoni ancora più bestiali. E qui il pittore tedesco sembrerebbe abbia tratto ispirazione dalle parole di Atanasio di Alessandria, che ebbe modo di conoscere personalmente Sant'Antonio e ne scrisse una biografia. Nel suo resoconto Atanasio scrisse: «Il posto sembrò essere sconquassato da un terremoto ed i demoni, quasi abbattessero le quattro mura del ricovero, sembravano penetrare attraverso esse ed apparire in forma di bestie e di cose striscianti. Il posto si riempì di forme di leoni, orsi, leopardi, tori, serpenti, aspidi, scorpioni ed ognuna di esse si muoveva in accordo alla sua natura». E infatti, come vedete nella scena rappresentata, pare che abbiano aperto le gabbie dello zoo di Pistoia, bestie da tutte le parti.
In realtà, se guardiamo bene, nessuna bestia è riconducibile ad un animale esistente, ad un animale reale. Sono tutte forme mostruose e in mezzo a questo groviglio non si capisce nemmeno a chi possono appartenere le braccia, le zampe e gli artigli che stanno straziando il povero santo. Altro dipinto incredibilmente delirante è quello di Max Ernst. Guardate che capolavoro horror è quest'opera. I mostri sono dipinti in modo dettagliatissimo, come è nella tradizione della pittura nordica, e infatti ne era un esempio la precedente opera di Grunewald. E qui Antonio stesso, per il dolore straziante che sta provando, sembra egli stesso un mostro, un animale. E dato il colore della veste e la posizione che sta assumendo, questa volta sembra lui stesso un'aragosta. E qui guardate bene, si va ben oltre. I demoni qui non lo stanno né picchiando né bastonando, qui sono proprio degli animali, insetti, ma non solo insetti, che se lo stanno letteralmente divorando. Bene, per quanto riguarda l'iconografia di Sant'Antonio Abate bullizzato dai demoni, direi che possa bastare. Se vi è piaciuto il video, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, non mi ricordo dov'è, qua insomma dove c'è scritto iscriviti, cliccate per iscrivervi al canale YouTube di Arte a Modino. E l'ultima cosa, ma lo volete sapere come mai Sant'Antonio Abate ha come attributo il porco? Allora, c'è da dire che i motivi di questo attributo sono incerti. Secondo alcune tradizioni rappresenterebbe il diavolo che, sconfitto da Antonio, fu condannato da Dio a seguirlo sotto forma di suino. Altri invece farebbero riferimento ad un non meglio precisato episodio riguardante la guarigione di un maiale. Ciò che sembra più probabile è invece l'origine dall'unguento che i monaci antoniani, i canonici regolari di Sant'Antonio di Vienne, erano soliti utilizzare per curare i malati del cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. E con cosa lo preparavano questo unguento? Col grasso del maiale. Cioè, capito, Sant'Antonio col maiale non c'entrava nulla. Ha combattuto demoni di tutte le specie a forma di leoni, tori, uccelli, aragoste addirittura, di tutto. E poi alla fine, come attributo iconografico, gli hanno dato il maiale. Che poi anche il maiale c'entrava poco, era lì solo per il suo grasso che serve a fare l'unguento. Allora tanto valeva che ci mettessero un tubetto di pomata a quel punto, al posto del maiale, no?